Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Allora, è una sessione in mattinata, così non vogliamo fare il video di pesca, e però con l'occasione, siccome è stata una cosa che ci ha messo anche a noi un attimo il dubbio, perché non lo sapevamo fare, ce lo siamo fatti insegnare. Cogliamo l'occasione per farvi vedere come crearvi il LEDCOR senza comprare quelli già pronti, che si spende di più ovviamente. Esatto. Ma per chi appunto fa sessioni dove vuole avere tutto già pronto, per chi è amante poi anche dell'ordine, della praticità, velocità e robe varie, che si vuole creare già i sacchettini in PVA a casa con il LEDCOR, oggi andremo a vedere come si monta il LEDCOR, partendo da il LEDCOR vero e proprio, e appunto per arrivare a prepararsi i sacchettini in PVA. Di solito uno se ne prepara quanti pensa che gliene servono in vista della sessione, esatto, in modo da non perdere tempo in sessione, poi anche perché ci sono alcuni momenti dove, se c'è il branco sotto, bisogna essere molto veloci, giusto? Esatto. Quindi niente, è un piccolo video dove magari vi mostriamo adesso come crearvi l'app. Allora, ve lo mostrerà Max, perché l'ha imparato, me lo spiegherà anche a me, quindi intanto ve lo facciamo vedere, e niente, io vado di lì, mi occupo delle riprese, tu sì, intanto mostra il certo video. Bene ragazzi. Ok ragazzi, ci siamo. Prendiamo il leader LEDCOR, scusate, cable della corda, 50 libre, colore verdognolo, sembra marroncino, vabbè, non ci interessa quello. Andiamo a prenderne 80 cm circa, non serve fare metri e metri di LEDCOR. Andiamo a tagliarlo, lo appoggiamo un attimo qua, dopodiché mi serve l'ago che è rimasto qua. Allora andiamo a prendere il lago da LEDCOR, che è quello con il cancelletto, questo qua piccolino, deve essere molto piccolo questo perché deve entrare dentro il LEDCOR. Allora facciamo prima subito questo passaggio, ovvero andiamo a inserire il porta piombo. Quindi operazione, devo andare a incastrare l'ago da LEDCOR dentro il trecciato e far slittare tranquillamente il porta, la clip porta piombo, del piombo a perdere, chiamiamola così, perché è questa qua. Dopodiché faccio passare il tail rubber, il conetto quello iniziale, ed eccoci qua, abbiamo inserito tranquillamente la clip porta piombo. Adesso blocco con l'accendino prima che mi scappi. Operazione numero 1, perché questa era talmente facile che non la consideriamo. Vado a prendere circa un dito di LEDCOR e faccio tranquillamente su e giù, perché devo andare a spaccare l'anima in piombo che c'è dentro. Come vedete si sta rompendo, due colpi ben assestati e si rompe. Faccio, sfilo l'anima in piombo, vedete? Opla, eccola qua. E lo vado a rendere libero. Adesso andiamo a creare il cappio, quello della parte alta. Vado proprio dove ho tolto l'anima in piombo, inserisco, vedete, l'ago dentro la guaina, chiamiamola così, e pian piano vado a farla scorrere dentro il LEDCOR, per un totale di circa un centimetro e mezzo, non di più. Dopodiché lo faccio uscire e questa è la situazione. Togliamo via l'anima in piombo e siamo arrivati con l'ago dentro il nostro LEDCOR. Dopodiché lo giro in modo, giro il lago in modo che la punta vada verso il LEDCOR e, operazione delicata, va, vedete che si rovina qua, quindi bisogna stare attenti qua. Io lo vado a prendere da un po' più in alto in modo che sono sicuro che entri, chiudo il cancello del lago e vado a far scorrere dentro. Aspetta, questa fase è importante. Sì, faccio rivedere Cree, allora sì. Guarda, allora torno qua, inserisco l'ago da innesco da LEDCOR, scusate, chiudo il cancelletto,
sono qua praticamente. Adesso devo far slittare questa parte verso l'alto in modo che l'ago vada verso il basso, ed è uscito. Opla. Adesso rifinisco, siamo arrivati a questa situazione qua. Bene, adesso vado un attimo a pulire la parte finale. Io lo faccio con l'accendino, molti magari fanno con un goccio di colla in modo da chiudere bene il tutto. Ora, pulendolo così, siamo arrivati a questa situazione. Quindi, come quello che troviamo sugli scaffali, che si presenta in questo modo. Bene, quindi abbiamo inserito il nostro sgancio per il piomba perdere, abbiamo la nostra asola per far passare poi il filo che esce dalla canna, andiamo nella parte bassa. Allora, parte bassa che è uguale praticamente alla parte alta, dovrà venire fuori la stessa cosa, con un piccolo accorgimento. Abbiamo due modi che vi faccio vedere adesso per mettere la nostra girella, che può essere sia sgancio rapido, che noi usiamo tantissimo, o una girella normale, e poi dipende uno come si trova con queste o con le altre. Allora, adesso per velocizzare la cosa, facciamo finta che questa sia la parte finale che devo ancora fare, facciamo finta che l'ho fatta ed eccola qua. Come si va a inserire la girella senza metterla direttamente dentro nell'asola? È semplicissimo, ragazzi. Faccio passare l'asola, qui guarda bene sto passaggio, faccio passare l'asola dentro la girella, ok? Quindi sono così, ho fatto passare semplicemente l'asola dentro l'occhiello della girella. Dopodiché faccio passare il cappio sopra la girella e siamo così, Cri, guarda, sembro multirig. Praticamente, una volta fatto questo, io faccio scorrere il cappio e ho legato la mia girella a sgancio rapido, velocissimo. Questo praticamente ci dà la possibilità, non so se si riesce a vedere, forse meglio così, giriamola un attimo. Questo ci dà la possibilità di non avere la girella praticamente, non dico persa, vincolata, bravo, vincolata all'headcore, perché io in qualsiasi momento posso andarla a togliere, magari, che ne so, ci accorgiamo che ha un problema la girella, una cosa stupida mi sto inventando, vogliamo sostituirla, bene, non faccio altro che andarla a sganciare e la libero praticamente da il nostro headcore. Opla, liberata. Questo è un modo. Altrimenti, come ho fatto io su tutti i headcore che mi sono preparato, adesso vado a rifare l'operazione intanto e poi lo andiamo a vedere. Sempre il mio dito trecciato qua, headcore, vado a fare sempre l'operazione su giù, su giù, su giù, ta 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 ta, così. L'anima qua si è già spezzata, vedete? Vedete che si è spezzata? Io però non la tolgo da qua, la vado a togliere da sopra, perché così mi hanno insegnato. Quindi la sfilo, opla, eccola qua. Adesso ripetiamo la parte quella delicata con l'ago, vado a vedere fin dove ho tolto l'anima, eccola qua l'anima che inizia, quindi io so che qua devo andare a inserire l'ago, vedete? L'ago è qua, dopodiché giro un attimo e lo faccio scorrere dentro il headcore, opla. Rivediamo, un centimetro e mezzo massimo ed esco. Andiamo a vedere il secondo metodo per inserire la girella e vincolarla, ottima la parola che ha detto Christian, vedete, la inserisco praticamente dentro il nostro headcore e siamo in questa situazione. Dopodiché giro un attimo l'ago in modo che ce l'ho pronto, tiro un po' su per avere più gioco con il headcore, vado sempre a incastrarmi nella parte un po' più rigida, chiudo il cancelletto, forse le immagini non rendono giustizia ma è veramente facile, esce da solo praticamente. Una volta che faccio slittare l'ago verso il basso, si porta dietro l'headcore e abbiamo finito praticamente, ragazzi. Così la girella però è vincolata dentro l'headcore, che poi, Cri,
se vogliamo dirla tutta, se io non andassi a bruciare la parte qua, ma la lasciassi così, perché comunque, ripeto, quando il pesce tira, il leadcore non si spezza mai, e vedete che se io sto tirando non esce, non va dentro il leadcore. Perché hanno le fibre che si... Le fibre praticamente vanno a legarsi così e non c'è possibilità. Quindi che cosa succede? Noi diciamo vincolata, ma se io invece che tirare così vado a tirare solamente la parte che c'è dentro, io posso farlo uscire, vedete? Guardate. Hopla, lungo. Guardate adesso. Lo vado a far uscire, diventa sempre più corto, vedete? Proprio perché se tiro solo da una parte, le fibre non si vanno a incastrare. Quindi non è proprio vincolata, diciamo così, vincolata è quando io faccio sta roba e adesso ho creato un mini tappo praticamente, ma io non mi serve sganciarla, perché generalmente non è mai successo che mi si rompa in combattimento una girella, quindi la posso lasciare tranquillamente qua e sono a posto. Ok, Cri, adesso un secondo di sosta, prendiamo un terminale, giusto per far vedere come si attacca lo sgancio rapido, e vediamo poi il risultato finale, quello che è la preparazione a casa di un sacchettino in PVA, già con il leadcore e tutto, e come ci si presenta la mattina dopo in pesca. Ok ragazzi, eccoci qua. Allora, ho il mio rig, ho il mio piombo, adesso vi faccio vedere come viene fuori e andiamo a preparare direttamente un sacchettino in PVA. Allora, attacco il mio piombo, eccoci qua, quindi semplicissimo, vado a mettere il mio rig, tac, perfetto, il cono l'ho accorciato perché nei sacchettini in PVA in teoria non servirebbe l'anti-tangle, noi però lo usiamo lo stesso perché non si sa mai, però ripeto, non serve. Ed eccoci qua, questo è il risultato finale, quindi abbiamo il nostro leadcore, che lo passo qua così, il piombo nella clip a sgancio rapido, la nostra girellina a sgancio rapido e il nostro rig. Il leadcore è fatto ragazzi, ci abbiamo messo veramente poco. Adesso andiamo a creare il nostro sacchettino in PVA, in modo che così vedete direttamente, io ne ho già uno pronto, come i migliori chef che hanno già la roba pronta, ce l'ho pronto anch'io, quindi adesso ve lo mostro ma poi lo facciamo insieme. Il risultato sarebbe questo, quindi a casa pensate arrivare in sessione con una decina di questi già pronti, ok? Poi dipende dove si va ragazzi, perché la comodità di avere i sacchettini già pronti è che se c'è il branco sotto che mangia, ora che rifai il sacchettino, ritiri, perdi un po' di tempo, ovvio, ognuno poi decide quello che fare, però avere già delle bombette pronte così da lanciare è tutta un'altra roba. Stamattina io sono arrivato qua in pesca, pronti via, avevo già le canne in acqua, Christian che non aveva il leadcore, con già le bombette pronte ci ha messo un po' di più. Ripeto, scelte personali, questo è comodo perché poi io una volta che le ho preparate me le metto nella mia cassettina del pellet e il giorno dopo sono pronte. Andiamo a vedere come si costruisce velocemente un sacchettino in PVA e poi andiamo a vedere come si lega alla canna il tutto. Allora ragazzi, sacchettino in PVA, semplice, vado a fare un attimo, cazzo Crini, anche la palettina, mamma, vabbè, vado a fare un attimo la base sotto, ok. Ognuno il sacchettino in PVA se lo costruisce come vuole, non è necessario fare come facciamo noi. Metto subito il piombo, lo faccio scendere, perfetto. Allora, quindi prima metti il piombo. Sì, ho cambiato, io di solito prima mettevo la boilies, ma ho cambiato. Adesso prima metto il piombo, dopodiché con molta calma vado a riempirlo un attimino, ok, perfetto. Adesso ci butto dentro l'amo, stando attento che l'amo non si vada a prendere sulla boilies, quindi cerco di metterlo laterale, ok, perfetto. Dopodiché vado di nuovo a inserire il mio pellet, potrei metterci degli sfarinati, potrei metterci dei liquidi, in questo momento è solo per farvi vedere ragazzi, ok? Quindi qua c'è il leadcore che esce, una bella battuta in modo che
vada tutto bene incastrarsi. Benissimo, adesso ho qua l'easy melt della corda per andare a chiudere il sacchettino, poi quindi non faccio altro che andare a girare in modo da creare la bombetta, schiaccio bene e adesso prendo uno spezzone di questo, vado a prendere la forbice, cerco di tagliarlo in un modo, ok, perfetto, andiamo a richiudere che mi si è aperto un attimo. Benissimo, adesso io lo vado a chiudere, ragazzi, poi ognuno può chiuderlo come meglio crede, perché c'è chi usa la saliva, c'è chi usa un altro tipo di filo PVA che è quello un po' più grande, ok, perfetto. Andiamo a fare un semplice nodo, 1, 2, chiudo, là, ne faccio un altro per sicurezza, visto che mi devono durare magari una o due notti perché li sto preparando prima, tac, ok, benissimo, tac. Adesso non lasciamolo proprio così grezzo, vado un attimo a rifinirlo giusto per renderlo anche presentabile. Opla. Benissimo, adesso mi inumidisco le dita, chiudo bene qua, dopodiché smusso un attimo gli angolini per renderlo più aerodinamico, bagno il pollice, chiudo, stessa roba la faccio di qua, smusso un attimo, bagno il pollice, chiudo. Ragazzi, la bombetta in PVA è pronta, nulla di eclatante. Qua c'è tutto il LEDcore. Aspetta, vado un po' più indietro così sì, riprendo tutto. Sì, sistema veloce per essere in pesca subito. Guarda, tac, te lo metti nella tua cassetta del pellet, te ne prepari una ventina. Preparate. Eccoli qua. Via, basta. Adesso andiamo a vedere come si monta direttamente sulla canna. E poi abbiamo finito. Bene ragazzi, allora nel frattempo la mia terza canna, che adesso ho la montatura normale, facciamo vedere. Sì, qua c'è la LED clip per lo sgancio del piombo. Cosa facciamo per andare a inserire il sacchettino? Facciamo questo. Via. Taglio. Non ci serve più, ragazzi. Andiamo. Ti prendo la bombetta. Esatto. Vai. Sì, e l'ho messa lì nel secchio. Perfetto. Allora, lasciala pure un attimo lì, Cri. Sì, quella. Allora, io adesso ho il filo che esce dalla canna, ragazzi. Ok? Ho tolto la clip per il piombo, vado a fare un asolone enorme. Perché questo? Perché comunque dovrò far passare dentro il mio sacchetto in PVA, quindi vado a fare un bel nodo semplice, magari, ecco, lo faccio passare due volte per essere tranquillo. Ma questo è un classico nodo che sanno fare tutti. L'importante è che resto largo poi qua, perché qua ci deve passare la bombetta, quindi più è grande la bombetta più il nodo deve essere poi generoso. Inumidisco un attimo, tiro da questa parte, vado a tagliare l'eccedenza, ovviamente asola, nulla di speciale che non abbiate mai fatto in vita vostra, tiro bene e via, perfetto, grazie Cri. Andiamo a prendere il nostro LEDcore, poggio un attimo sotto l'ascella sperando che sopravviva. Allora, asola grande, asola piccola, quindi questa è la parte che esce dalla canna, ragazzi, la vado a inserire dentro, ok? Quindi guardate, sono dentro al LEDcore, si vede Cri? Sì. Ok, la faccio uscire dopo il nodo. Adesso sono in questa situazione, il LEDcore praticamente è dentro la nostra lenza madre, vado sotto l'ascella, prendo il sacchettino e glielo butto dentro nell'asola, ok? Guardate un attimo che faccio passare i nodi qua dell'asola più grande, là, sistemate bene se vedete che è messo male, eccoci qua. Fatto. Aspetta che voglio far vedere il giunto bene. Sì, aspetta che è caduta la canna un attimo.
Sì. Non è un nodo vero e proprio. Perché il nodo è sopra. Facilissimo. Facilissimo. Guarda. Bene. Vedete? Abbiamo preso un pesce adesso. Ok? Dobbiamo togliere il lead core e mettere quello nuovo. Esatto. Allora, si va tranquillamente ad allargare un attimo il lead core. Adesso c'è questa che mi fa peso, quindi la rimetto sotto l'ascella. Perfetto. Allora, si va a far slittare fuori il cappio. Adesso io ovviamente devo rifar passare la bombetta dentro, ragazzi, perché è ancora qua, se no altrimenti faccio passare solamente il terminale. Lo faccio uscire, hopla, libero. Quindi il LED core lo libero, vado là, prendo un'altra bombetta perché le ho preparate a casa. Guardate, adesso vado veloce in modo da farvi vedere quanto è veloce questo sistema, che tanti conoscono, noi l'abbiamo, diciamo, imparato che, da poco. Sì, per avere un po' di praticità in più, invece di comprare il LED core, ci hanno spiegato come hopla, come pronto, farlo. Sono già in pesca. E ovviamente, ragazzi, come ben sapete, tutto quello che noi impariamo ve lo insegniamo, tra virgolette, anzi, vi passiamo la nostra informazione. Esatto. Basta, io sono già in pesca, di nuovo. Ho già inguadinato una carpa e sono già pronto per rilanciare. Basta, ragazzi. Se qualcuno vuole provare, ovviamente la spesa iniziale è un attimino generosa, soprattutto perché vai a comprare il LED core, che è quello che costa di più. Sì, ma se pensiamo che alla fine... Io ho preso una bobina da 20, da 25 metri, quindi in teoria se faccio uno spezzone da 80 vengono fuori più di 25 finali, ok? Se vado a comprare il pacchettino da 3... Il pacchettino da 3 già ti costa molto di più rispetto a una bobina. Se fai una proporzione. Esatto. Poi c'è anche alcune case che fanno la bobina più piccola, da 7 metri ti costa di meno. Quindi chi vuole iniziare a farsene magari 6, 7, giusto per provare, non spende magari per la bobina da 25, ma spende per la bobina da 7 metri. Però diciamo che non è che li perdi a ogni sessione, questi no. Ti devono durare un po' nel tempo, è più che altro un aiuto appunto per prepararci la sessione del giorno dopo. Adesso vi facciamo vedere il perché stiamo usando il LED core, ragazzi, perché qui in naviglio è cresciuto un po' di erba l'ultima volta, ma pazzo, quindi è cresciuto un po' di erba, un po' di vegetazione che prima non c'era, quindi importante. Quindi stiamo usando il LED core. Vai Cri, vai Cri, vai Cri, e Cri c'è, e Cri c'è, e Cri, vai incontro perché c'è. Arrivo, aspetta che posiziono la videocamera. Eccomi Cri. Allora, non è una carpa. Non è una carpa? Cos'è? Pesce gatto? È un siluretto? E vabbè. Siluretto. Impressionante com'è cambiato il livello dell'acqua. E lì è tana silurico. Lo so di sì. Allora, Cri. Siluro per te, sul Mix Climax, ovviamente. Sulle CM1 o CM2? CM1. CM1. Aia. I dentini si fanno sentire. Vuoi andare a prendere la pinza? La pinza, sì. Siluro con la Boile Screamax che non ha saputo resistere. E l'importanza del LED core. O no, Cri? Beh, hanno visto lì. Cioè, avete visto quante alghe c'erano? Con il LED core è tutta un'altra roba. Allora, un bel siluretto, piccolino ma cattivo. E l'importanza del LED core questa volta? Sì, piccolino, però devo dire che è un pesce che si fa sempre sentire comunque. Guarda che mimetica che ha, militare proprio. Guarda quanto sfrega su. Mamma mia. Va bene ragazzi, io direi che
Il LEDCOR ha fatto il suo dovere. Mi ha salvato perché sì. Adesso vi faccio rivedere lì dove sì, è stato il sì, combattimento sì. Perché zona alghe parecchio pesante. Bene. Bene. A dopo. Giusto per darvi un'idea, ragazzi, di cosa c'era lì. Sporco. Sì, ma adesso Christian vi porta a vedere. Sì, vi faccio vedere un attimo il punto perché cioè veramente lì se avevo solo il filo normale lo spaccavo. Vabbè. Bene. Guardino qui, vieni. Sì. Un attimo che. E così vi facciamo vedere proprio a livello reale a cosa serve il LEDCOR, ragazzi, perché qua la situazione è veramente alghe. Mamma mia, è andata dentro il banco. Siamo dentro il banco di alghe adesso, eh. Allora mi metto qui. Dalle testate non sembra un siluro, ma potrebbe stupirmi. Cioè guardate dove stiamo lottando, praticamente in mezzo. Guarda, guarda dove sono, siluro di nuovo. E niente ragazzi, tana siluro oggi. No, sì, siluro. Sì, sì, è un siluro. O oh, no? No. Pesce gatto. Pesce gattone? Allora, non capiamo cos'è. Cos'è? Siluro o un pesce gatto? Pesce gatto. Sembra un gatto. Ma bello grosso anche. Sembra un gatto. Alla faccia del gatto. Bene. Allora ragazzi, le carpe a quanto pare sono finite. Prendiamo tutto tranne che le carpe. Oh. Beh. Cavolo. Che grosso. Sì. Diciamo che si fanno sentire sti gatti. Mamma mia. Vabbè. Ok ragazzi, video ovviamente dedicato alla costruzione del LEDCOR. Poi sono venuti fuori due pesciotti e amen. Adesso ce ne andiamo e basta. Cri, volevi aggiungere altro? No. Hai provato la comodità? Allora, come vi abbiamo detto, il LEDCOR ragazzi è comodo e noi volevamo cominciare ad usarlo e appunto ci siamo fatti spiegare un po' come l'utilizzo, come funziona e adesso ve l'abbiamo fatto vedere. Ovvio, andate a risparmiare molto qualora doveste farne parecchi, però, perché sì. Se uno vuole prendersene tre, ecco, non è proprio conveniente. Sì. Conviene se uno vuole prepararsi quei 9, 12, sì, 7 pronti in vista della sessione. Della sessione, è molto comodo. Una piccola precisione, attenzione che però non su tutti i laghi è previsto che si possa utilizzare. Beh, come non è previsto sempre, ragazzi, esatto, perché esatto. In libera non ovviamente mai. Non c'è nessun problema, però quando fate delle sessioni all'interno dei laghi a pagamento occhio sempre ai regolamenti, perché esatto. C'è chi lo vieta, chi lo fa, sì. Lo fa usare di solito, quindi. Vietano sicuramente il trecciato in bobina, l'utilizzo dello shock leader e magari a volte troviamo anche qualche lago che non vuole LEDCOR o robe varie, quindi detto questo sempre all'occhio, ragazzi. Esatto, quindi basta ragazzi, speriamo il video vi sia stato utile. Per solito, come al solito, per qualsiasi informazione chiedete pure nei commenti qui sotto o scriveteci sempre tramite il nostro social. Esatto, e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao, ciao.